Allora, il tema al quale dedicheremo gran parte di questa puntata, ve lo annunciavo, più che un tema è una persona, un grandissimo cittadino romano, Alberto Sordi, nella notte tra il 24 e il 25 febbraio del 2003, questo grandissimo attore è scomparso, quindi tra pochi giorni saranno 10 anni dalla sua morte, quindi Roma ha deciso di rendergli omaggio. Lo farà con una serie di iniziative e alcune sono già partite, come quella come la mostra che si tiene al Vittoriano, tra l'altro è ingresso gratuito, si intitola Alberto Sordi e la sua Roma, raccoglie tanti documenti eccezionali, quindi tra poco vi racconteremo di questa mostra, oltre che appunto svelare magari anche dettagli poco conosciuti del grandissimo artista che era Alberto Sordi e del grande uomo che era Alberto Sordi. Grande uomo, mi soffermo proprio su questo perché come molti di voi sanno ha voluto dar vita Alberto Sordi ad una fondazione che si occupasse degli anziani, che ha avuto una grandissima intuizione, come sentirete in un filmato che fra poco vi farò ascoltare, una grandissima intuizione appunto nel capire quanto fosse importante impegnarsi, lavorare, studiare, creare strutture per quella parte della vita nella quale si torna ad essere particolarmente fragili. E allora vediamo un filmato che ci mostra la storia e le finalità di questa fondazione, la Fondazione Alberto Sordi, e poi con due ospiti in studio parleremo degli eventi legati appunto a questo 10° anniversario. Alberto Sordi, all'età di 70 anni, ebbe un'intuizione che ha precorso i tempi. Volle creare una fondazione non solo dedicata alla cura e all'assistenza qualificata delle persone anziane, ma anche per difendere la dignità della persona e il suo diritto alla qualità della vita. Quello che ho fatto io è che ero proprietario di un terreno e invece di vendermelo l'ho messo a disposizione facendo una fondazione e metterlo a disposizione per edificare una struttura, un centro di medicina universitaria che è attaccato proprio al campus biomedico e per ospitare questi anziani, questi uomini anziani che hanno bisogno di assistenza e di infermieristica. La Fondazione Alberto Sordi è un ente morale istituito nel 1992 per volere del grande attore, che donò alla fondazione da lui costituita e che porta il suo nome un lotto di terreno a sud di Roma, perché vi sorgesse una struttura d'avanguardia, composta da un centro per la salute dell'anziano, un centro diurno anziani fragili, un polo di ricerca avanzata in biomedicina e bioingegneria. Le iniziative sostenute dalla Fondazione Alberto Sordi interessano sia la dimensione sanitaria, sia la dimensione sociale degli anziani, nell'ambito di un progetto integrato centrato sulla persona, che si sviluppa nel Centro per la Salute dell'Anziano. Il centro è un'ampia ed accogliente struttura su due piani, con una superficie complessiva di circa 6.000 metri quadri, immersi nel verde della campagna romana. Ospita attività di carattere sanitario gestite dal Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma e attività di carattere sociale. A questo fine, la Fondazione ha promosso la nascita dell'Associazione Alberto Sordi Onlus, che ha progettato e realizzato nel 2002, quando l'attore era ancora in vita, un innovativo centro diurno per anziani fragili. Sulla base di una convenzione tra la Onlus e il Municipio 12 di Roma Capitale, il centro diurno accoglie una 60ina di anziani fragili, che sono impegnati in un programma integrato di attività corporee, cognitive, espressive e artigianali, studiato in modo da mantenere in esercizio tutte le facoltà della persona. Le attività vengono svolte in gruppo, in laboratori strutturati in cui l'anziano opera con le sue esperienze e capacità. Guidato e assistito da volontari, ne acquisisce di nuove. L'anziano fragile, che continua ad avere idee, obiettivi e progetti, che si vede capace di svolgere compiti, apprendere nuove conoscenze e realizzare manufatti, recupera nel tempo autostima, dignità e sicurezza. Questa è la didattica del fare. Il modello Alberto Sordi, presentato in convegni e incontri di formazione, è diventato nel tempo un punto di riferimento nel settore.
Testimoniato da un periodico e da una collana editoriale dal titolo Vivere meglio da anziani, il modello, negli anni, si è configurato come progetto pilota. È stato replicato in un altro centro anziani del 12° municipio di Roma e ha dato vita ad un centro a Valencia, in Spagna. Nel Centro per la Salute dell'Anziano, le attività di carattere sanitario sono gestite dal Policlinico della Università Campus Biomedico di Roma, di cui la Fondazione Alberto Sordi è ente sostenitore. Il centro è specializzato in servizi di terapia fisica e riabilitativa. La Fondazione Alberto Sordi, per statuto, si prefigge l'obiettivo di promuovere e sostenere attività di ricerca in campo biomedico, applicata alle patologie dell'età avanzata. La ricerca sanitaria è condotta dall'Università Campus Biomedico e si svolge nel polo di ricerca avanzata in biomedicina e bioingegneria. La Fondazione Alberto Sordi destina parte dei fondi raccolti per sostenere il Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, con la dotazione di tecnologie di ultima generazione al servizio del paziente anziano. La Fondazione Alberto Sordi ha mantenuto molte delle promesse fatte ad Alberto, ma ci sono ancora tanti progetti che devono essere realizzati. Raccogliere i fondi necessari per migliorare la qualità di vita degli anziani oggi è l'impegno più importante. Dal 2006 la Fondazione Alberto Sordi organizza ogni 15 giugno, anniversario della nascita del grande attore, l'evento dedicato ad Albert One, a sostegno della ricerca scientifica sul morbo di Alzheimer. Il premio nazionale Alberto Sordi, l'unico premio riconosciuto dalla famiglia, durante la serata viene conferito ad artisti del mondo dello spettacolo che si sono distinti sul piano dell'impegno sociale. La Fondazione Alberto Sordi custodisce la memoria storica dell'artista e i diritti attinenti all'utilizzo delle sue interpretazioni. Presso i locali della Fondazione è allestito il Museo Alberto Sordi, dove sono raccolti i ricordi, le fotografie e i prestigiosi premi ricevuti nella sua carriera. L'allestimento del museo è stato donato da Aurelia Sordi, sorella di Alberto. Nella società attuale sono necessari servizi e metodologie di tipo nuovo che consentano alle persone anziane di mantenere attive le relazioni e il proprio ruolo sociale. Per questo la Fondazione Alberto Sordi ha posto al centro del suo intervento la persona anziana, con tutto il suo valore, la sua vitalità e i suoi affetti. Aver edificato una cosa che è quella che fa ricordare certi sentimenti che purtroppo sono perduti per sempre, adesso è da tanto tempo che non si praticano più, che è il rispetto, l'altruismo e la solidarietà. Grazie a tutti. Eccoci qua, allora abbiamo visto questo bel video che racconta appunto l'attività della Fondazione Alberto Sordi. Adesso parliamo però delle tante iniziative che Roma ha preparato appunto per ricordare questa immensa figura. Ho due ospiti per parlare di questo, do il benvenuto a Gloria Satta, buongiorno. Buongiorno. Allora lei è una giornalista ed è una dei curatori della mostra dedicata ad Alberto Sordi che da oggi è, appunto, si può visitare al Vittoriano. La mostra si chiama Alberto Sordi e la sua Roma, quindi questo ci fa capire quanto, appunto, la chiave di lettura sia stata proprio il legame, con la città. E benvenuta poi a Stefania Binetti, che è responsabile delle relazioni esterne proprio della fondazione che abbiamo appena seguito, la Fondazione Alberto Sordi. Allora, grazie, tra poco daremo altre informazioni rispetto a quelle che già abbiamo ascoltato sulla fondazione, perché questa è la grande eredità che appunto Alberto ha lasciato alla sua città. Però insomma partiamo da invece il racconto del grande personaggio che Roma farà in questo periodo e lo farà soprattutto attraverso questa mostra. Allora, intanto, ecco, la mostra l'ho curata insieme a Vincenzo Mollica e Alessandro Nicosi, è organizzata da Comunicare Organizzando, sta al Vittoriano fino al 31 marzo ed è una mostra che, come dice il titolo, si focalizza proprio sul rapporto di Sordi con la sua città. Roma è stato il grande amore di Alberto Sordi, noi sappiamo la celebre battuta "ma perché non ti sei sposato?", che mi metto un'estranea in casa. Lui in realtà era sposato col suo lavoro e adorava Roma. E Roma è anche il luogo dove
quasi per magia si sono intrecciate le vicende personali della vita di Alberto Sordi, una vita lunga, ricca di successi, incontri, lui era una miniera di storie, di aneddoti, e il suo cinema, perché la maggior parte dei suoi circa 190 film sono ambientati a Roma, quindi Roma è stata ripresa in tutti, da tutte le parti. Quindi attraverso due percorsi, cioè la vita, grazie a Aurelia Sordi che ci ha messo a disposizione tantissimo materiale, pezzi della casa, parti del suo ufficio, questi album preziosissimi che Alberto faceva per ogni film, incollando personalmente ritagli, pensieri, i copioni originali. Noi avremo quindi tutto un percorso che ci fa rivivere Alberto nella sua casa, nel suo ufficio, attraverso poi soprattutto gli articoli che scriveva sul Messaggero, perché diciamo il legame di Sordi con Roma si è manifestato anche attraverso questi articoli che periodicamente lui scriveva dagli anni 80 fino alla fine, ed erano sempre notazioni su abitudini della città, cambiamenti, problemi, anche garbate denunce, sempre con quel tono bonario di un nonno che ne ha viste tante e non si meraviglia più di nulla. Quindi attraverso il Messaggero lui teneva questo dialogo ininterrotto con la sua amata Roma. Poi c'è il percorso cinematografico, e lì facciamo un focus sui suoi film. Ci sono 8 grandi schermi che rimandano continuamente tutte le scene dei film più famosi, copioni originali, costumi di scena del Marchese del Grillo, la paletta, il casco e gli stivaloni del Vigile, materiali, articoli di giornale, bozzetti per realizzati dagli scenografi, questi bellissimi costumi appunto d'epoca. E quindi questo è un po' i due percorsi che ci riportano Alberto nella sua amata Roma. Ecco, abbiamo visto qualche immagine, stiamo ancora vedendo qualche immagine, sono state girate ieri perché c'è stata appunto l'anteprima, sì, stampa, e quindi siamo venuti a trovarvi, e queste sono alcune delle cose che potrete vedere in questa bellissima mostra. Allora, adesso introduco un elemento autobiografico, nel senso della biografia di Roma 1, perché Roma 1 è nata proprio nel 2003, e quindi la televisione della capitale, nata in quell'anno, non poteva insomma in qualche modo non legare il suo nome a quello di Alberto Sordi. Allora noi abbiamo un grandissimo onore, tra l'altro nel nostro giardino abbiamo una statua che tra poco vedrete, una statua proprio di Alberto Sordi, a lui abbiamo dedicato proprio la nostra televisione, l'abbiamo intitolata a lui, e adesso vi mostriamo però un documento originale, un documento inedito di Alberto Sordi insieme al maestro Benedetto Robazza, che è l'artista, il grande artista che ha realizzato questa statua. Sono insieme, Alberto Sordi sta vedendo l'opera così com'è compiuta, è stata l'unica volta quella appunto col maestro Robazza per Alberto Sordi di posare per appunto un'opera, stare ore e ore appunto fermo per farsi ritrarre insomma al meglio. È bellissima l'interpretazione che il maestro ha dato di Alberto Sordi, e quindi vediamo questo video inedito. Ne approfitto anche per salutare il maestro Robazza che ci sta seguendo da casa, e poi insomma continuiamo a parlare. Nostro caro amico che sta osservando tutta la Divina Commedia, sta passeggiando nel giardino e non lo troviamo. Albertone, dove sei? Albertone, caro, vedi, ecco qui il monumento. Oh, allora, un attimo solo che adesso lo scopro. Vabbè, bisogna scoprirlo con un po' di calma. Oh, però, lo scopro da qui. Che tocca tenerlo sempre legato. Aspetta, è troppo. Fa paura. Come fa paura? Minuto che può. Però sta in ombra il maestro, Lo sai, amore, stai in ombra. Io che siete in ombra, io qui. No. Sì, ma è meglio. Allora, dico l'imperatore del cinema, guarda, mannaggia la miseria, guarda. Oh, dico, riprendete, signori, l'imperatore del cinema, passate dalla parte di qua a vedere. Grande maestro. Una cosa sua, se ci mettiamo seduti qua, sì, no? Vediamo veramente l'espressione, guarda che roba, vedendo proprio, Oh, poi qui io ho portato questa barbetta leggera, perché? Perché per non distogliere, diciamo, la rassomiglianza. Oh, e più questa qui lo stesso l'ho portata piccola, la coroncina intorno, certo, perché grande avrebbe dato fastidio. Infatti è studiato proprio minuziosamente, questi vestiti qua quando ci di, no? Qua sotto qui adesso, no? Questi qua, vedi?
Oh, no che so burge, non so burge, perché se sei un ragazzo non ti faccio le burge. Ma ci mancherebbe. Agita, agite, oh. Salus. Salsusque. Ipse urbana fabulam. Amores. Se volete riprendere la scritta lì. Cioè, spiritoso e sagace, recito il dramma umano per spronare ai buoni costumi. È proprio bravo, bravo l'interprete qui, guarda che roba che tu canto. C'è pure l'interprete Enzo Monteduro, no, ma, no, che praticamente è sempre pure lui un bravo attore. Dio, certo, vicino al grande maestro, impara sempre di più. No, meno male che vi fa lavorare. Meno male che mi ha lavorato. Ma... Però, scusa, non è poco. Non è poco. È proprio tanto. È bellissimo, Molto bello. Oh, praticamente lì c'è tutta la linea con me. No, ma purtroppo siamo in ombra. È proprio bello. No. È in ombra siamo, maestro. Sì, ma vabbè, ma si deve andare. No, non fa niente, tanto giusto una cosa così. Oh, qui da dietro, io dicevo questo pezzo qua, guarda, è stupenda pure questa spalla, guarda, adesso qua. Sì. Sì, guarda questa spalla qua, guarda. No, ma anche il capelli anche il braccio proprio sì, ma forte, voloso, ecco, guarda che c'è il circo di quelle le venature, tutte le cose, Michelangelo. Sono bellissimo, persino commovente questo video. In effetti la statua rimaneva un po' in ombra, dopo vi faremo vedere altre immagini, facciamo vedere la statua nel nostro giardino e là riusciremo a vedere bene tutti i tratti. Dunque facciamo una piccola pausa al momento del telegiornale, poi parliamo con le nostre ospiti. Eccoci qua, allora stiamo dedicando la puntata di Roma in diretta ad Alberto Sordi. Il 25 febbraio saranno 10 anni dalla sua scomparsa. Roma ha deciso di organizzare una serie di eventi. Allora, abbiamo già parlato della mostra, abbiamo visto delle immagini, ma vi segnalo subito anche quali sono le altre iniziative da non perdere. Intanto domani verrà inaugurato un viale di Villa Borghese ad Alberto Sordi, viale Alberto Sordi attore, ci sarà scritto appunto con la sua data di nascita e di morte, e quindi domani alle 11 ci sarà la cerimonia di inaugurazione di questo percorso particolare, ma che potrà essere anche utilizzato per ricordare tante cose che appunto riguardano la sua vita. Altra iniziativa il 23 febbraio alla Pelanda, al Macro di Testaccio, questa è un'iniziativa per ricordare l'Alberto Sordi doppiatore. Poi c'è un grande concerto al Parco della Musica il 23 febbraio. Allora, su questo concerto mi fermo, poi continuo l'elenco più avanti, perché a questa iniziativa è legata la Fondazione Alberto Sordi. Infatti i soldi, ce lo racconti lei, i soldi devoluti con questa iniziativa serviranno a portare avanti le attività della vostra fondazione. Esatto, sarà una serata dedicata alla raccolta fondi proprio per le iniziative promosse dalla fondazione. Ma in realtà per noi sarà una grande festa, perché sarà un vero concerto per Alberto. Le musiche saranno suonate dal maestro Gerardo Dirella con la sua grande orchestra, in collaborazione con il Conservatorio di Santa Cecilia, e verranno riprodotte tutte le colonne sonore dei film di Alberto Sordi. La serata sarà presentata da Paola Saluzzi e saliranno sul palco alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che hanno conosciuto e amato Alberto e faranno una testimonianza diretta per fare questo grande omaggio a questo grande artista. E noi appunto il biglietto si potrà acquistare alle ricevitorie della Lottomatica o anche al botteghino dell'Auditorium, costerà 15 euro e la cosa bella appunto è che il ricavato servirà proprio per portare avanti il sogno di Alberto, che era questa fondazione Alberto Sordi, che ha due scopi statutari per volere proprio di Alberto, nata nel 1992, uno di occuparci di anziani fragili e l'altro è quello di sostenere la ricerca scientifica sulle patologie dell'età senile. Perché Alberto diceva: io sono Alberto Sordi, sono un uomo ricco e fortunato, e invece ci sono tanti anziani deboli e fragili che non avranno nessuno che si occuperà di loro. Quindi mi fa molto piacere che sul mio terreno di Trigoria sorgerà questa università e questo policlinico universitario. Allora io vi dono 8 ettari del valore allora di 10 miliardi di lire, questo sfata il mito dell'Albertone avaro o tirchio, lui era soltanto parsimonioso. Lui era molto oculato nelle sue spese. Quindi l'ha fatto anche per il bene, come appunto lasciando questa eredità a Roma, l'ha fatto anche per il bene degli altri, di risparmiare. Assolutamente. Quindi è un atto generoso risparmiare. Lui era veramente un uomo generoso, perché era il vero generoso per antonomasia, perché lui
faceva le donazioni e proibiva a chiunque di dire che erano fatte da lui queste donazioni, quindi le faceva assolutamente da anonimo, e infatti noi come fondazione siamo potuti uscire allo scoperto solo dopo la sua morte, perché lui non aveva piacere che si facesse pubblicità di questa cosa. Purtroppo noi si è inaugurato il centro nel 2002, quando lui ha cominciato la sua malattia, e quindi lui ha visto poco di questo centro, però ora c'è la sorella Aurelia che ci segue, ha raccolto questo testimone che le ha lasciato suo fratello Alberto, e con lo stesso amore e con la stessa dedizione segue tutte le attività della fondazione, anche nelle piccole cose. Per esempio è lei che vuole offrire agli anziani le vacanze d'estate, oppure si preoccupa a Natale e a Pasqua che ognuno di loro abbia il suo panettone o torrone o colomba. Cioè è veramente anche nelle piccole cose attenta. E noi di questo siamo molto contenti. Grazie davvero di questa testimonianza. Da poco vedremo Aurelia Sordi nel filmato che mostreremo sull'inaugurazione della nostra televisione. Venne a trovarci ed è stata appunto una grande gioia e un grande onore per noi. Finisco l'elenco delle iniziative, perché appunto ci tengo che i nostri telespettatori scelgano uno di questi, almeno uno di questi appuntamenti per parteciparvi. Allora, andiamo nel quartiere di Torbella Monaca, dove alle 17 e alle 21 del 23 febbraio e poi il 24 febbraio, il giorno dopo, al Teatro Biblioteca del Quarticciolo, quindi sono due luoghi diversi per vedere questo film famosissimo, Amore mio, aiutami, dove c'è Sordi in coppia con Monica Vitti, quindi insomma sono diverse, tra l'altro vedete in questo calendario le proiezioni di film che sono proprio le chicche della sua carriera. La Casa del Cinema naturalmente non poteva mancare una proiezione, sarà il 24 febbraio alle 11, il film è bravissimo. E poi altro evento molto importante è la Santa Messa, che verrà appunto celebrata in memoria di Alberto Sordi nella Chiesa degli Artisti, e questo avverrà appunto a Piazza del Popolo, dove si trova la chiesa, alle 11 del 24 febbraio. Tra l'altro sarà trasmessa anche con una diretta Rai, quindi insomma diciamo che siamo contenti che a livello nazionale insomma venga ricordata la figura di Alberto Sordi. Poi un'altra iniziativa interessante, il 24 febbraio alle 21:30 Un americano a Roma verrà proiettato nella Galleria Sordi. C'è anche qualcos'altro, un'altra iniziativa al Colosseo, se non sbaglio, che proietteranno le immagini di Alberto Sordi la sera del 25, vero? Sì, sì. La sera del 25. Sarà per e il 23, il 24 e il 25, sempre in Galleria Sordi, risuonerà la voce di Alberto radiofonico. E nel metrò il 25 ci saranno tutte le sue trasmissioni radio, le vecchie trasmissioni prima degli anni 50 che l'avevano lanciato alla radio, i personaggi. Sì, è vero, 23, 24 e 25, stazioni metro, bellissime, insomma, davvero tante iniziative, sì. Molto molto belle. Allora, stiamo vedendo Aurelia Sordi, adesso ascoltiamo anche l'audio di questo servizio, e poi dopo ritorniamo anche a parlare della mostra, perché ci sono altre chicche che dobbiamo, raccontare. Allora, vediamo questo servizio, è praticamente stato realizzato nella giornata della nostra inaugurazione di Roma 1, appunto c'era Aurelia Sordi e c'è stato appunto anche un momento dedicato ad Alberto, quando appunto si è scoperta la statua che il maestro Benedetto Robazza ha dato in prestito alla nostra televisione. Noi la custodiamo insomma con tutto l'affetto possibile, e quindi insomma grazie al maestro Robazza. Vediamo questo filmato. Io so sicuro che non sei arrivato ancora da San Pietro in ginocchione. A mezza strada ti sarai fermato a guardare sta fiumana di persone. Te rendi conto sì che hai combinato? Questo è amore sincero, è commozione, rimprovero perché te ne sei annato, rispetto vero, tutto per Albertone. Starai dicendo, ma che state a fare? Ve vedo tutti tristi, nel dolore. E c'hai ragione, tutta la città sbrilluccica de lacrime e ricordi che tu non sei soltanto un grande attore, tu sei tanto di più, sei Alberto Sordi. Mi sembra giusto che, siccome Roma 1 si occuperà delle immagini e delle immagini di Roma, il simbolo di questa televisione sia l'uomo che attraverso le immagini
ha raccontato Roma, e cioè Alberto Sordi. Sarà Alberto Sordi, ultimo comediante di una tradizione millenaria, capace di lasciare il segno nei mercati e nei salotti, negli androni e nelle pagine dei libri, il simbolo di Roma 1. Nel giardino della nascente televisione, per volontà della sorella Aurelia, da sabato spicca una statua a misura d'uomo, ad immagine e somiglianza del grande attore romano scomparso recentemente. Una scultura in granito alla quale il maestro Benedetto Robazza, unico artista per il quale il celebre attore accettò di posare, riuscì a regalare i tratti più caratteristici dell'Albertone nazionale. In primis quel sorriso disarmante che mise il mondo ai suoi piedi. Qualche lacrima e un po' di commozione al momento della scopertura negli occhi della sorella Aurelia. Sono un po' commossa, mi fa un effetto così, cioè. Poi lo supero sempre. E della tanta gente presente che sempre avrà nel cuore quel mostro della normalità italiana, nato nel cuore di Trastevere, che fece conoscere Roma a tutto il mondo. Ed è proprio per questo che oggi un emittente che nasce per parlare di Roma non può fare a meno di parlare di lui. Questa storia che racconto, miei signori, è una storia che parla d'amor, e voi che l'ascoltate non mi giudicate, non prendetemi per matto. E diciamo che è uno scherzo del marchese. Bene, l'abbiamo vista bene questa volta la statua. Grazie ancora a Aurelia Sordi, perché non soltanto ci ha affidato quella statua, ma ci ha anche dato alcune delle immagini, si vedevano appunto nel film, alcune delle immagini storiche di Alberto Sordi che noi appunto abbiamo la possibilità di esporre, che viene nella nostra sede e le può vedere appunto a decorare le nostre pareti. Anche questo insomma ci fa grande piacere. Ricordiamo appunto che Roma 1 è dedicata ad Alberto Sordi. Bene, allora, torniamo alla mostra invece in corso al Vittoriano, da oggi fino al 31 di marzo, quindi insomma c'è circa un mese e mezzo, ma bene approfittarne subito. C'è una cosa molto particolare che è raccontata anche nella mostra, che Alberto Sordi era anche giornalista, scriveva spesso. E ci teneva moltissimo, era giornalista del Messaggero. Lui attraverso le pagine del giornale, del suo giornale, la prima cosa che leggeva la mattina quando si svegliava era il Messaggero, e ha mantenuto fino alla fine degli anni Ottanta, fino all'ultimo, un dialogo ininterrotto con la sua città. Allora lui parlava di tante cose, a volte le suggeriva lui, chiamava e diceva vorrei parlare di questo, alle volte glielo chiedevamo noi del Messaggero di intervenire su temi. Lui era contentissimo, ha parlato di tante cose, soprattutto legate a Roma. Ha parlato del cambiamento dei costumi, lui era veramente, faceva la sua battaglia personale contro il fast food, diceva ragazzi tornate ai macaroni, ma che vi mangiate queste zozzerie americane, mangiate la sana cucina romana, italiana, i macaroni. Parlava della solitudine degli anziani quando girò quel magnifico film nel 94, Nestore l'ultima corsa, questo tema della solitudine, della società impietosa che si sbarazza di chi non serve più o chi si crede che non serva più, come il cavallo ormai destinato al macello, e il vecchio. Parlava dell'utilità invece sociale dei nonni, coccolate i vostri nonni perché vi servirà, sono una risorsa della nostra società. Parlava, raccontava, tra gli articoli più gustosi, sono tutti in mostra al Vittoriano, ci sono questi che rievocava i tempi dell'avanspettacolo, i tempi in cui c'erano questi spettacoli in cui lo show era soprattutto in platea, dove si faceva botte, si lanciavano oggetti sul palco. Il proprietario raccontava che per esempio il proprietario dell'Ambra Iovinelli stava seduto in platea con un bastone nodoso e pronto a darlo in testa ai comici che non facevano ridere, arrivavano gatti morti sul palco, e raccontava queste cose straordinarie, perché poi Sordi è stato veramente una miniera di aneddoti, era l'archivio vivente di se stesso, di epoche storiche che sapeva porgere con una tale con un tale piacere, era talmente bello starlo a sentire. Lui per tanti anni appunto ha mantenuto questo suo, diciamo, ruolo di editorialista, e di cui rimane questa traccia veramente indelebile. Sono tutti in mostra al Vittoriano i suoi articoli. Tra l'altro ho visto anche una bicicletta prima passare nell'immagine. La sua bicicletta che ci ha dato Aurelia, la teneva nel parco della sua villa. C'è anche un'altra curiosità, è un toro meccanico che lui fece costruire in Germania negli anni 60, un prodigio della tecnica proprio ante litteram, si attaccava alla corrente e
diciamo, si metteva, era un passatempo, lui lo cavalcava per rilassarsi, oppure se arrivavano i suoi amici, faceva una gara a chi resisteva di più in groppa al toro meccanico, insomma, è molto divertente. Si vede la sua sedia da barbiere, lui ci teneva moltissimo, ogni mattina si faceva la barba su questa sedia di barbiere che era in casa sua. Allora, ieri all'inaugurazione c'erano anche amici e colleghi, naturalmente abbiamo un piccolissimo ricordo di Enrico Montesano, appunto dedicato ad Alberto Sordi. Tra lei che ricordo ha di Albertone? Beh, io ho un ricordo molto carino quando venne ospite a Fantastico una sera e mi disse fate mannà perché dice io faccio il cinema, non c'ho sti orari così lunghi, a quest'ora io già dormo, erano le 10:30 di sera, 10:45, a quest'ora io già dormo. Insomma, gustosissimo questo ricordo, insomma, molto anche ordinato nelle sue abitudini di vita per poter dare il meglio di sé appunto nel cinema. Allora, qualche altro dettaglio sull'attività della Fondazione vogliamo conoscere? Ecco, allora la Fondazione, proprio per volere d'Alberto, come dicevo, si occupa di anziani fragili. E sono circa una sessantina, noi li andiamo a prendere col pullman, quando arrivano cominciano le loro attività e la prima è la rassegna stampa. Tutte queste loro attività vengono supportate dalla presenza di una quarantina di volontari che sono veramente una preziosissima risorsa per la nostra fondazione, volontari che dedicano una giornata a settimana completamente a loro. La rassegna stampa è bellissima perché si prendono in esame 3 quotidiani e ognuno dice la sua, quindi succedono anche momenti in cui si discute se non la si pensa nello stesso modo. E poi ci sono altri laboratori molto interessanti come il teatro. Abbiamo un volontario che nella sua vita era regista, per cui insegna delle commedie anche impegnative, perché hanno fatto Non ti pago di De Filippo di 2 ore e veramente l'hanno recitata benissimo. Gli anziani nostri vanno dai 65 ai 100 anni. Abbiamo avuto anche il Davide che faceva il ragazzo di bottega che aveva 100 anni quando ha recitato in questa commedia di De Filippo. E poi fanno per loro richiesta informatica, hanno voluto imparare a scrivere, fanno inglese, hanno tante attività che li aiutano a mantenere in vita la memoria come il cruciverba, il sudoku, fanno ricamo, si cuciono da soli a carnevale i loro costumi e quindi passano la giornata in una maniera molto distesa e rilassante. Con tutte attività che aiutano poi ad allungare la vita e la qualità, a migliorare la qualità. Soprattutto della vita. A migliorare la loro qualità della vita, che è la cosa più importante, perché restituisce a loro la loro dignità. Allora, ricordiamo un altro dettaglio invece che poi è raccontato anche nella mostra. Quel giorno che Alberto Sordi fece il sindaco di Roma. E dunque lui nel 2000, il 15 giugno del 2000, compiva 80 anni, ovviamente la città pensò di celebrarlo nel modo più solenne possibile, al sindaco Francesco Rutelli venne in mente di dargli la fascia tricolore per 24 ore. Alberto la indossò molto volentieri, fu una giornata indimenticabile, scandita da bagni di folla ovunque, comizi improvvisati, fu una cosa veramente un tour de force al quale si assoggettò Alberto con grande piacere, andò anche in periferia, non cominciò la mattina in Campidoglio e finì con una grande festa poi sulla terrazza Caffarelli, cui parteciparono i suoi amici, i suoi invitati. Alla fine di questa lunga giornata come sindaco, lui si tolse la fascia tricolore e la restituì a Rutelli dicendogli: a Rutè te la restituisco, mamma mia, non la faccio più, mi sono pentito. E tu, grandi risate. In realtà lui aveva il desiderio folle di liberare Roma dal traffico. Lui, il principale nemico di Roma per Alberto Sordi era il traffico. Lui sognava una città senza automobili, nella quale addirittura i pedoni di Via del Corso avessero il senso di marcia obbligatorio, a destra chi va verso Piazza Venezia, a sinistra chi va verso Piazza del Popolo. Ricordava sempre la sua Roma accarezzata dal Ponentino, scacciato dallo smog, quindi sognava una città che tornasse un po' alla vecchia dimensione e vedeva con grande preoccupazione tutti i fenomeni della crescita, l'inquinamento, la sovrappopolazione, i problemi della convivenza. Allora, lui era molto disponibile appunto, non soltanto in quella giornata dove appunto teneva la fascia tricolore, aveva il ruolo di sindaco. Se qualcuno lo incontrava per strada, lui non si negava mai a nessuno. Assolutamente, lui era la persona più generosa nei confronti del suo pubblico, cioè fare 100 metri di strada a Roma con lui poteva durare 3 ore perché erano milioni di richieste di autografi, fotografie, e lui non si sottraeva perché diceva sempre: se io sono
famoso e ricco lo devo a questo pubblico. Questo è il pubblico che mi ha portato fin qua. Quindi non posso deludere neanche l'ultimo di loro. Io posso raccontarvi un piccolo aneddoto. Ogni volta che io gli facevo un'intervista sul Messaggero, mi telefonava un portantino di un ospedale romano e mi chiedeva di fargli incontrare il suo idolo, Alberto. Io un giorno lo dissi, Alberto Sordi, e lui mi disse, ma ce l'hai il numero di questo qua? Dico sì. Prese il telefono, il mio telefonino, lui non amava portare il cellulare, fece il numero, una sera a cena, rispose questo qui, dice chi è? Sono Alberto. Questo qui un altro po' casca per terra, certo. Tramortito dall'emozione. Alberto ci parlò mezz'ora, si informò, cosa fai, chi sei? Questo signore alla fine per l'emozione scrisse un libro su questa telefonata, intitolato Quella sera che Alberto Sordi mi telefonò. Quindi lui era anche questo, era innamorato anche del pubblico. Bellissimo. Un rapporto speciale l'aveva anche con Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo anche II, come no? Giovanni Paolo II era suo coetaneo, erano nati tutti e due nel 1920 e si incontrarono sempre nel 2000 in occasione del Giubileo degli Artisti. Alberto Sordi in Piazza San Pietro con tantissimi attori di tutto il mondo fu il rappresentante degli artisti di tutto il mondo e fece un discorso molto emozionante in cui la sua voce era proprio rotta dall'emozione, era veramente emozionatissimo. Disse, io rappresento gli artisti, raccontò qualche aneddoto della sua infanzia quando faceva il chierichetto a Santa Maria in Trastevere. C'aveva già questa voglia di fare l'attore, per cui si esibiva un po' troppo, il parroco gli dava gli scappellotti. E disse poi al Papa, grazie Santità di essere Papa, e poi in privato gli chiese, ma senta un po', ma è stato più difficile fare l'attore o diventare Papa? E il Papa, col suo proverbiale umorismo, Giovanni Paolo II, gli disse, è stato più difficile fare l'attore, Papa mi ci hanno fatto. E lui lo raccontava questa cosa con grande molto, tenerezza. Molto divertente. C'è una telefonata da casa, noi abbiamo sempre le linee aperte con il nostro pubblico. Pronto? Pronto? Buongiorno? Siamo in diretta, pronto? C'è la telefonata? Allora, eccoci qua. Ecco, prego, buongiorno. Mi dica il suo nome innanzitutto. Buongiorno, io mi chiamo Franco. Franco, beh. Volevo dire un aneddoto che io ho conosciuto, sono dell'ottobre del 53 praticamente, e mi ricordo molto piccolino, lui girava, Alberto Sordi, Tutti a casa, un film di tanti anni fa, e mi ricordo che io piccolino... e mi prese in braccio, insomma, ecco, e quindi mi è rimasta questa cosa di Alberto Sordi, mi è rimasta nel tempo. E ci credo, penso che... Con il cambio della lira con l'euro affrontando i trevi che lui fece l'addio alla lira, non so se ci ricordiamo a quell'epoca, 2001, sì. Lui intervenne a Fontana Trevi, una cosa che... Io infatti feci del tutto per andare davanti lì al suo per ricordargli questo fatto, però mi mancò il coraggio, eccetera, eccetera. Mi è rimasto sempre questa persona generosa che mi fece questa carezza da piccolino, insomma, che girava il film tutto a casa a Gaeta. Sarebbe stato contento sicuramente Alberto Sordi se avesse avuto il coraggio di ricordargli quell'episodio. Grazie per questa telefonata, Franco. Tra l'altro, ecco, su mi ricordavo nella mostra, sì, c'è proprio un angolo che ricorda questa cerimonia solenne a Fontana di Trevi in cui Alberto tirò indietro la lira per dare il benvenuto all'euro. E lui diceva, io non ho nessuna nostalgia per la piotta, ci abitueremo a convivere con questa nuova moneta, non diremo più gli scudi, i sacchi, la piotta, ci inventeremo parole nuove, che peraltro non abbiamo inventato. Non si presta all'euro, no. A grossi giochi, no. Di parole. Va bene, allora io ringrazio tantissimo le nostre ospiti, appunto Gloria Satta, curatrice della mostra di Alberto Sordi al Vittoriano, che ricordiamo è aperta fino al 31 di marzo, ingresso gratuito tra l'altro. Gratuito per tutti, quindi sì, è proprio per la città, approfittate di questa mostra per ricordare o conoscere meglio Alberto Sordi e poi insomma vi abbiamo ricordato gli altri eventi, grazie poi a Stefania Binetti, responsabile delle relazioni esterne della Fondazione Alberto Sordi, a voi invece il compito di portare avanti il testamento di Alberto Sordi. Grazie a voi telespettatori, questo è il sito della Fondazione, grazie anche alla regia che è stata tempestiva, vi saluto, Roma in diretta torna lunedì, arrivederci.